Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi andremo alla scoperta del New Holland T8 Smart Trax 435, uno dei trattori più innovativi del pianeta Terra. Prima di andare a guidare questo bestione da 16,5 tonnellate però è meglio conoscerlo un po' in profondità. Eh sì, perché è un mezzo assolutamente tecnologico. Un tempo un agricoltore era il contadino, oggi invece è un imprenditore che usa la tecnologia per far rendere la terra al massimo. E quindi sono necessari mezzi come questo, altamente tecnologici. Partiamo però dalla meccanica del nostro trattore. In questo caso si nasconde un motore assolutamente spaventoso, soprattutto per i canoni a cui siamo abituati noi con le nostre automobiline. Prima di tutto realizzato da FPT Industrial, la divisione motori di CNH Industrial, che è un po' la mamma di New Holland. È un 6 in linea, cubatura 8.7 litri, ovviamente sovralimentato con una mega enorme maxi turbina che porta la potenza a raggiungere i 435 cavalli, per di più disponibili già a 2000 giri. È un motore enorme, alimentato naturalmente a gasolio, ma non per questo obsoleto, anzi, se fosse su un'auto diremmo che è un Euro 6 di ultima generazione. I livelli di emissione di questi motori sono calati tantissimo. Pensate che 100 di questi trattori inquinano come uno solo di 20 anni fa. Il motore è montato in posizione longitudinali, quindi come sulle sportive di razza nel mondo dell'auto, e trasmette tutta la sua potenza e soprattutto la coppia motrice a entrambi gli assi. Un vero e proprio differenziale meccanico che ripartisce la motricità in maniera completamente automatica. Ci sono anche differenziali bloccabili su entrambi gli assi. Quando si avverte uno slittamento, il differenziale si chiude e permette di uscire dal momento di impaccio. La potenza va ad alimentare l'impianto idraulico. Prima di tutto questo impianto comanda sollevatore anteriore, opzionale. Nel nostro caso c'è una bella zavorra da 2,5 tonnellate, giusto per non farsi mancare niente. E poi invece il sollevatore posteriore, che è di serie e che permette di muovere i diversi attrezzi che si possono mettere dietro al trattore. Nel nostro caso un magnifico aratro a 4 lame da 4 tonnellate. C'è un'altra cosa che mi ha subito rapito. Non c'è la solita classica maxi ruota di gomma, ma c'è un vero e proprio cingolo, che è fantastico secondo me. Prima di tutto perché permette di avere un'impronta terra molto più grande, addirittura il 325% più ampia rispetto a quella di una gomma adattabile a questo trattore. E avere un'impronta terra più ampia permette di spargere il peso meglio. Stiamo parlando di un veicolo molto molto pesante, e questo consente di non andare a rovinare il terreno. Un dettaglio fondamentale per un'agricoltura che tende ad essere sempre più sostenibile, perché un terreno meno maltrattato anche dai mezzi agricoli è un terreno che avrà bisogno di meno fertilizzanti, di meno chimica. Un mezzo assolutamente complesso che fonde diversi sistemi e che non rinuncia a una tecnologia assolutamente fantascientifica, ma la scopriamo salendo a bordo. Ok, sono salito a bordo nel vero senso della parola e non nascondo una certa emozione, perché è un sogno poter guidare un mezzo come questo fin da quando ero bambino, e ora si è concretizzato in realtà. Ma cerchiamo di capire come funziona e come si guida. Beh, intanto ho un bel volante e qui trovo qualcosa di familiare. Con questo pedale qui me lo posso portare davanti, eccoci qua, e poi però trovo una miriade di pedali. Vediamo cosa comandano. Beh, intanto ho due pedali per i freni, uno per il freno sinistro, uno per il freno destro, ma posso usarli anche tutti e due insieme. Singolarmente li posso usare per bloccare una ruota, fare perno e quindi girare utilizzando meno spazio. Poi ho il pedale arancione, che è quello del gas, e ho addirittura la frizione, che però sul trattore si usa solo per accendere il mezzo, praticamente come sulle auto da corsa.
Da questa leva tolgo dalla posizione di parcheggio e posso decidere se far procedere il trattore dritto oppure in retromarcia. La cosa però è più stellare di questo New Holland T8 è che in realtà posso comandare quasi tutte le funzioni del trattore da questo joystick che sembra uscito da un videogame. E invece qui è reale e posso fare tutto da qui. Cosa? Beh, intanto accelerare, frenare, comandare tutti gli strumenti e molto di più. Ma lo vediamo guidando. Quindi chiudiamo la portiera, ci siamo, cintura e sono pronto per il cold start più potente della mia vita. Vado, frizione, chiave, ho girato, tutti i sistemi si attivano, aria condizionata, meno male, e vado. Si è acceso. Si è acceso l'8.7 litri, tutti i sistemi di bordo prendono vita, sembra un po' una navicella spaziale, un trattore di oggi, ho tantissimi valori, tantissime strumentazioni, ha fatto un check-up generale e io ora provo a muovermi, vediamo cosa succede, ho inserito la marcia, se così possiamo dire, oh si muove, e per ora, a parte un po' di strizza perché sto guidando un mezzo dal valore inestimabile, mi sto abbastanza ritrovando. Adesso però voglio provare a usare il joystick. Allora, ho fatto una curva completa, eccoci qui, riaddrizziamo più o meno. Sto guidando un trattore! Ho anche accelerato, giù tutto! Allora, come si guida un trattore? Lo sto pilotando da un joystick, se voglio rallentare basta che porto indietro la leva e come vedete ha rallentato. È un gioco da ragazzi, almeno un trattore così tecnologico. La cosa impressionante è la comodità. Ho davanti un asse con ammortizzatori idraulici, dietro un ponte rigido senza ammortizzatori, però la cabina è ammortizzata da classiche molle meccaniche. Ed è, devo dire, un piacere stare qui. Il sedile è ammortizzato ad aria, come sui mezzi pesanti, sui camion. E poi tutte queste ampie superfici vetrate che mi permettono di avere grande visibilità. Ma anche in sonorizzazione qui ho 67 decibel massimo di rumore garantito. Capite che per chi deve passare qui 6, 8, 10, 12 ore al giorno, beh, questo fa una gran differenza. E poi, se proprio non volete farvi mancare niente, c'è anche l'autoradio con Bluetooth e USB. Così io mi potrei mettere il mio amato metal e andare avanti ad arare tutto il giorno. E dove fa la differenza? Beh, intanto l'ergonomia. Io riesco a comandare tutti i sistemi da qui. In più, da questo joystick posso addirittura mettere, da questo comando, impostare sostanzialmente un cruise control e impostare una determinata velocità in base al lavoro che sto facendo nel campo e tenerla. Ma non solo, grazie a un sistema GPS sofisticatissimo, il trattore riesce a fare delle linee drittissime con uno scarto e un margine di errore, pensate, di solo 1,5 cm. Cosa vuol dire avere precisione in agricoltura? Non sprecare terra preziosa, non fare strada in più e quindi non consumare più carburante. E a fare tutte queste linee dritte mi permette di aumentare il rendimento di questo terreno, cioè di coltivare ogni singolo pezzettino di terra che ho a disposizione. Qui entra in gioco il cambio. Nel mio caso ho un sistema sostanzialmente CVT a variazione continua che mi permette di viaggiare da 0 fino a 40 km orari perché ho i cingoli. Se avessi scelto la ruota classica posteriore potrei andare anche fino a 50 km orari e questo può fare una bella differenza quando ci si ritrova col trattore a guidare su strada. Prima vi ho parlato della potenza, ma in realtà il merito qui è della coppia. Pensate che riesco ad avere 1800 newton per metro già a 1300 giri con il mio bestione là davanti a gasolio, e avere questo spunto in fuoristrada, perché di fatto sto facendo fuoristrada, con attaccato un mezzo gravoso come il mio aratro, beh, capite che fa una differenza enorme, altrimenti non potrei muovermi. Da questo joystick poi posso comandare la trasmissione, quindi dirgli se andare a procedere in avanti o procedere indietro. Posso comandare gli strumenti, quindi se ho attaccato un sollevatore anteriore o alzare e abbassare lo strumento posteriore, nel mio caso l'aratro, e poi posso comandare tutti i distributori, cioè tutti quegli strumenti che io collego al trattore e che vengono comandati dall'impianto idraulico. Per esempio posso decidere l'orientamento delle lame del mio aratro, eppure guardate, lo guido come un dito. Vi ricordate la pubblicità che si tagliava il tonno con un grissino? Ecco, qui più o meno
possiamo fare la stessa cosa, ed è impressionante visto che lo stiamo facendo su un mezzo assolutamente complesso. Fa tutto lui, il New Holland, sono anche comodo, mi metto un po' di musica. Ma quanto consuma questo bestione da più di 20 tonnellate mentre sto lavorando? Beh, allora, intanto iniziamo col dire che qui ho un serbatoio di gasolio da 670 litri di capacità. Ho un consumo arando, e pensate che questo terreno, siamo nel bolognese, è uno dei più compatti e duri d'Italia, quindi veramente il trattore qui è messo sotto torchio al massimo. Il proprietario di questo campo riesce ad avere un consumo pari a circa 60 litri ora. Vuol dire che in una giornata di lavoro, che può essere anche molto lunga, praticamente voi prosciugate totalmente un serbatoio da più di 600 litri. Un'altra cosa meravigliosa che ho imparato guidando il trattore è che ogni trattore ha il suo colore, o meglio, ogni marchio di trattore ha il suo colore, e non si può sgarrare. New Holland, per esempio, ha scelto il blu, e quindi tutti i New Holland sono blu. Poi potete scegliere comunque delle varianti di blu. Io, per esempio, sul mio esemplare ho un blu Maserati, che è un po' optional. Mi piace questo blu Maserati, fa molto chic anche qui mentre lavoro il mio campo. Consumi ovviamente elevati per un lavoro così gravoso, così sterminato, ma con emissioni abbattute tantissimo rispetto al passato. Il merito è di un sistema di post-trattamento gas di scarico con SCR, quindi con iniezione di urea, 100 litri di serbatoio di AdBlue, serbatoio enorme solo per l'AdBlue. Ecco, dimenticatevi i trattori con quelle belle palle di fumo nero che c'erano in passato, qui è tutto diverso. Oltre all'SCR ho anche l'EGR, quindi il circolo dei gas di scarico, mentre invece non c'è il FAP, il filtro antiparticolato. Servo sterzo, ovviamente, guardate, 20 tonnellate di veicolo e lo giro con due dita, è più leggero del servo sterzo del mio Subarone, tac, e ho già fatto la svolta e si ricomincia. Ora però voglio provare veramente ad arare un campo, voglio provare cosa si prova. Mi hanno detto che è difficile, proviamoci. Ok, adesso si inizia a fare sul serio, non mi resta che tirare giù quel bestione lì da 4 tonnellate, affondare le lame di 40 cm nel terreno e partire ad arare il campo. Allora, proviamoci, sempre dal joystick, tiro giù lo strumento, vado, la potenza dell'energia idraulica, l'ho messo giù e adesso, ragazzi, qui ho due loghi stupendi, lepre o lumaca, io vado di lepre. Proviamo ad arare il primo campo della mia vita, vado! Sono teso. Urca! Sto arando un campo, ce la sto facendo! E soprattutto non sto facendo per niente fatica. Pensate invece cosa sta facendo il trattore. 1850 newton per metro scaricati sui cingoli posteriori, un po' anche sulle ruote anteriori, ma ovviamente il grosso va dietro. Terra durissima qui, emiliana, eppure ho affondato le lame, il vomere, 40 centimetri dentro il terreno e lo sto arando. È stato raccolto il grano e adesso bisognava rismuovere il terreno, sto facendo un solco gigantesco. Ragazzi, guardate, con due dita, il grissino del tonno ancora, due dita, sono più comodo che sul mio Subarone e sto facendo un lavoro importantissimo, senza fare danni, almeno così mi sembra, non mi fanno cenni strani da dietro, non ho alcun tipo di sussulto, riesco a mettere giù tutta la potenza, ma guardate il quantitativo di terra che sto tirando su, è pazzesco. Sono praticamente arrivato in fondo, io provo a stopparmi, oh, come col cavallo, no, non ci sono più i buoi, ho stoppato, tiro su, la potenza dell'idraulica, guardate come tiro su 4 tonnellate di peso, bam, provo a fare anche inversione, ormai lo sento mio, me lo sento cucito addosso, tipo Pandino, guarda come mi giro, tac. E niente, praticamente si guida come una Tesla, ADAS livello 3, fa tutto il New Holland. E io continuo ad ascoltare un po' di musica, va. Però c'è, come al solito, il tasto dolente, è il prezzo. Quanto costa un trattore come il T8 Smartrax 435? Beh, siamo intorno ai 400.000 euro, quindi se siete indecisi tra una Ferrari SF90 stradale e il trattore, fatevi bene i vostri conti, io comunque sceglierei il trattore, non ho alcun dubbio.
I cingoli sono optional, costano 20.000 euro in più, sono una tecnologia che si paga a parte, e tutti gli strumenti poi. L'aratro che sto guidando io, per esempio, si aggira intorno ai 30.000 euro, solo lui, praticamente con un Alfa Romeo Giulia base. Ho un aratro, cosa compro? L'aratro. Io non vorrei mai più scendere perché oggi ho coronato un sogno, guidare un vero trattore e arare un campo come fanno i veri agricoltori, ma io ve lo devo chiedere lo stesso. Vi è piaciuta questa nuova puntata dedicata ai mezzi speciali? Ne vorreste vedere una nuova? Magari, che ne so, su una Mieti Trebbia? Raccontatemelo nei commenti qui sotto. Ciao dal vostro Matteo Valenti, al prossimo mezzo speciale. Non vedo l'ora, lasciatemi qui ad arare. Le supercar hanno stufato, avete una villa con piscina, ma ormai è dozzinale perché ce l'hanno tutti? Fatevi un bel New Holland T8 Smart Trucks da 400k, lì sì che ridiventate i capi del mondo, e io l'ho capito oggi.